Remco Evenepoel stellare nella cronometro dei trabocchi. Remco Evenepoel ha battuto Filippo Ganna e Joao Almeida. Abruzzo in festa, è stata una giornata spettacolare. Cominciamo il nostro racconto proprio con le parole di Filippo Ganna. Ho fatto tutto come dovevo secondo i piani, quindi sono felice di come è andata. È andato tutto come doveva. È stato più forte lui. Va bene, è andato tutto bene come doveva andare, ho fatto tutto al massimo e sono felice. Io vedevo 60 all'ora fisso sul Garmin, lui magari vedeva 65. Una tua impressione sul cronometro al di là dell'aspetto sportivo? No, è stato bello, il percorso era bello lineare, non c'era neanche un buco, quindi perfetto. Today has been very very easy for you. No, assolutamente non è stato facile, è stata una giornata felice per me. For Abruzzo Television, maybe you come back here at Justin Holiday? Questi sono posti davvero molto molto piacevoli, quindi perché no? Presidente Marsilio, la maglia della nazionale consegnata dal CT Bennati probabilmente merita la nazionale, l'Abruzzo, per questa grande partenza. Assolutamente sì, io penso che questa prima tappa sia stata un grande successo, abbiamo dimostrato di essere all'altezza di un evento di caratura mondiale, è un grande orgoglio per tutti gli abruzzesi. Domani si replica Teramo San Salvo, poi la partenza da Vasto, venerdì tutti in montagna a Campo Imperatore ad attendere un'altra tappa meravigliosa. Io credo che la festa e la gioia che si sia respirata oggi in Abruzzo ha anche ripagato di tanta fatica, di tante difficoltà. Non è facile organizzare un evento del genere, non è facile averlo, riuscire a portarlo qui. Ci siamo riusciti e siamo molto felici per questo. Bennati, l'Abruzzo va in nazionale, consegna ufficiale della maglia. Oramai no, oramai le convocazioni sono state fatte, quindi non si può tornare più indietro. E, no, sono molto contento, ogni promessa è un debito, come ha detto il Presidente. Mi fa molto piacere avergli consegnato questo regalo che sono sicuro che apprezzerà e indosserà molto presto. Un grande successo per Ortona, Sindaco. Io direi grande successo per l'Abruzzo, non sono parole di circostanza, perché questa grande visione che la Regione Abruzzo ha avuto, tutta l'amministrazione regionale, a cominciare dal governatore Marsilio, è qualcosa che tornerà di grande alla grande su tutto il territorio dell'Abruzzo. Certamente parliamo di Costa dei Trabocchi, parliamo di Ortona, parliamo di tutti i comuni che coinvolgono appunto la Costa dei Trabocchi, ma sicuramente la promozione di questo brand riguarderà anche l'interno, tutta la regione Abruzzo, quindi una grande giornata di festa, un sole che veramente ha reso ancora più bella questa giornata, ma sicuramente una grande folla, tanta gente sulle strade, un coinvolgimento della città. Io mi sento di ringraziare tutti gli ortonesi, anche quelli che hanno tinto di rosa questa città anche dove non è passato il giro, e credo che questo abbia dimostrato il vero senso di appartenenza, il cuore degli ortonesi, appunto, che oggi si è tinto di rosa.